diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema, Assicope Emilia Nord, agente generale di Unipol Sai Assicurazioni, divisione Unipol. Buonasera, ben ritrovati in diretta, lunedì 19 ottobre. Siamo qui insieme a voi per cercare di fare un po' di chiarezza su previdenza e assistenza e stasera partiremo, come abbiamo preannunciato nel servizio del telegiornale, dalla bozza che il governo ha reso pubblica sul decreto stabilità 2016. Intanto vi ricordo che potete, e ci fa molto piacere se interverrete in diretta sia con il telefono allo 0522 30 4441, sia con sms e whatsapp al 342 199 5675, numeri che troverete per la durata della trasmissione sempre in sovraimpressione. Con me stasera a ragionare di questi temi molto caldi ci sono Ilaria Rabitti. Buonasera. Che è la nostra responsabile del settore pubblico impiego per la provincia di Reggio, e Rino Sorani, che invece è responsabile del settore previdenza complementare e non solo, sempre della CGIL di Reggio Emilia. Con loro partiremo dai temi preannunciati, ma cercheremo di fare anche un ragionamento un pochino più largo su alcuni altri temi che ci interessavano particolarmente. Allora, partiamo con questo famoso decreto stabilità. Rendendovi noto questo primo passaggio, il testo che avete visto e che avete letto, che è passato sui giornali, commentato, le slide che il governo ha reso note, non è ancora il testo di fatto definitivo, approvato, sta ancora passando al vaglio delle commissioni bilancio di Camera e Senato e deve poi ovviamente essere approvato. Quindi l'iter parlamentare è lungi dall'essere concluso, ma pare da voci autorevoli che sia un testo molto vicino alla realtà. Ci interessano in particolare, dal punto di vista della previdenza e dell'assistenza, tre temi specifici che sono contenuti, di cui tenteremo di darvi le notizie più certe, con naturalmente qualche punto interrogativo doveroso, perché ripetiamo, il testo non è quello definitivo, ma siccome sono arrivate già oggi tantissime telefonate in ufficio chiedendo delucidazioni in merito, cerchiamo di darvene un po' conto. Allora, il primo passaggio io lo farei sulle famose quote rosa, perché era già nell'aria da diversi mesi, lo avevamo peraltro preannunciato a fine stagione televisiva l'anno scorso, che era pronta un'interpretazione autentica della norma di legge che avrebbe saltato il passaggio della circolare IMSS, che invece diciamo che dava visibilità solo alla decorrenza di pensione trascorsa la finestra, e quindi solo quelle donne che maturavano il requisito nel 2014 potevano accedere al pensionamento entro il 1° dicembre, ultima data utile 2015, per il pubblico impiego era invece il 29 dicembre. Oggi il testo della legge di stabilità lo dice in modo molto chiaro ed esaustivo: trattasi di requisito maturato, ovvero queste donne che matureranno entro contributi entro il 31-12, età anagrafica stante l'inserimento della speranza di vita, che nel 2015 è di 3 mesi, facevamo prima i conti con Ilaria, sia nel pubblico che nel privato, le donne che compiono gli anni entro il 30 di settembre, che siano 57 per le dipendenti private o 58 per chi ha contribuzione autonoma, rientrerebbero in decorrenza, facendo trascorrere naturalmente l'anno o i 18 mesi di finestra, nel requisito entro il 31-12-2015. Quindi queste donne che erano dall'interpretazione precedente tagliate fuori e quindi non avevano accesso all'opzione rosa, è bene che si mettano in preallarme. Cosa vuol dire il preallarme? Se sono donne che avevano già fatto fare i conteggi, hanno già degli elementi di valutazione in mano, si rendano visibili, perché noi possiamo mettere in scadenzario tutte quelle decorrenze che potrebbero entrare dall'1-1-2015 in avanti.
e quindi è bene farlo, perché parliamo anche di donne che erano nate in gennaio, in febbraio, e quindi avrebbero una decorrenza abbastanza prossima. Quindi mettersi in evidenza, perché magari c'è da rifare il conteggio, rivedere la decorrenza, guardare con attenzione la posizione, insomma tutti quei passaggi che si fanno quando si è vicini al pensionamento. Lo dico e non mi stanco di dirlo, il patronato è disponibile, poi vedete il numero di sovraimpressione per gli appuntamenti e le informazioni, lo vedrete nel corso della trasmissione. L'appuntamento e la consulenza è gratuita sia per il settore privato che per il settore pubblico. Su questo passaggio mi sento solo di aggiungere, lascio attendere solo un secondo la telefonata, mi sento solo di aggiungere un piccolo, come dire, consiglio. I conteggi bisogna che li facciamo tutti, e non c'è la fretta, perché ancora il testo non è stato pubblicato, è bene che ci mettiamo in evidenza, ma ancora non abbiamo gli elementi, poi insomma non dovrebbe modificarsi più di tanto, ma insomma teniamo sempre monitorato il fatto che non è un testo definitivo, non mi stancherò di No, dirlo stasera. infatti. Pronto? Sì, Prego, pronto? buonasera. Io volevo un'informazione diversa. Prego. Volevo sapere, dopo che il governo aveva fatto a 1.500 euro lordi, che dopo praticamente ha adeguato le pensioni così. La sentenza 70. Esatto, Sì. però dopo c'era anche il 2014 e il 2015 che ci doveva essere un adeguamento per quelli che prendevano meno di 1.500 euro. Però, allora io faccio parte di quelli lì, volevo sapere come mai, siamo già in ottobre, non risulta niente Ma lei quando è andato in pensione? a me. Nel 2008. Ok, allora adesso le do qualche indicazione generale che vale un po' per tutti, nello specifico per chi ritiene di non avere percepito la somma corretta o teoricamente corretta sulla base di ciò che era scritto o detto dai media piuttosto che dal Ma governo non è per i stesso. 1.500 lordi, eh? E che Però dal. parlo degli altri, cioè i 1.500 euro, ok, io non rientravo nel 2011-2013, però dopo avevano detto che sui giornali che da settembre in poi, chi Avrebbero aveva 1.500 euro lordi aveva il 100%, che il 2014 era l'1%, e per il 2015 era lo 0,003%. Allora, adesso provo a spiegarglielo. Io ho capito che lei parla di conti precisi. Purtroppo, nella trasposizione dai conti a ciò che l'istituto ha erogato, sia sulle pensioni in sede di arretrato, sia sulla rivalutazione corrente, che è quella che lei ha citato per il mese di settembre, ma è una rivalutazione che avrà effetti anche sulla mensilità di gennaio, quindi ancora la partita non è chiusa. L'istituto cosa ha reso noto? Che queste lavorazioni sono state fatte attraverso un programma calibrato, ma che è molto presumibile dai nostri conteggi che ci siano. Li chiamo errori, ma non è corretto, insomma, probabilmente qualcosa che nel programma non ha Non ha funzionato. funzionato. Allora, oggi queste pensioni in essere non possono essere oggetto di domanda all'istituto, perché essendo pensioni in essere non prevede l'istituto la possibilità di chiedere ricalcoli di alcun genere. Quindi attenderemo la fine dell'anno con tutte le delucidazioni che l'istituto ci dovrà dare, sia sugli scarti di quelle prestazioni che non sono proprio state lavorate in assoluto, quindi non hanno ricevuto alcun tipo di pagamento, sia su quelle che teoricamente non hanno avuto la somma correttamente in pagamento. Avremo, attraverso una, come dire, una sinergia tra noi come patronato e sindacato pensionati, che si renderà merito della raccolta dei dati, la possibilità attraverso i nostri programmi di verificarlo. Quindi verificare la correttezza di tutto ciò e capire cosa l'istituto ci dirà che possiamo fare. Quindi occorre che voi reperiate i pagamenti di agosto, settembre, ottobre, ma fino alla fine dell'anno, e compreso quello di gennaio, perché anche quella rata, Sì, e mi avrà. pare Ilaria che vada sia per il pubblico che per il privato, Assolutamente nella sì. stessa identica maniera. E raccogliendo i dati vedremo quali saranno le istruzioni dell'istituto.
Quindi può essere che questo signore non abbia ricevuto correttamente la somma, ce ne sono stati diversi che non l'hanno ricevuta corretta, quindi non si senta solo, non lo voglio consolare, ma non è solo purtroppo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io volevo un'informazione, sono nata il 39-1956, voglio sapere se posso essere per la quota rosa. Signora, mi deve dire però cortesemente se ha solo della contribuzione da dipendente o anche autonoma. No, io sono stata dipendente fino al 2003, dal 78 al 2003, e adesso sono artigiana. Ok, quindi lei non stava dentro le quote per un mese? Sbaglio? Esatto. Ah, io non ci sto dentro? No, non ci stava dentro prima. Ah, prima sì, difatti. E adesso con l'interpretazione nuova è uno di quei soggetti che è interessato a valutare quale potrebbe essere l'importo di pensione, sì, e qual è la decorrenza. Adesso la decorrenza facciamo abbastanza presto a farla, però la signora dovrebbe passare, ed è uno di quei casi che citavo prima, cioè che non avevamo preso in considerazione in precedenza, perché la data di nascita non, con la finestra di accesso, non consentiva l'accesso a questo regime speciale. Oggi questa signora, che doveva compiere i 58 anni, per come è scritto il testo di legge, ne avrebbe diritto anche se la finestra sfora il 2015, perché non è più importante quando è la decorrenza della prestazione, ma la maturazione del requisito. Perfetto, in questo caso l'età, perché esatto, presumibilmente 35 questa signora le avrebbe. Quindi questo è un caso esemplare di quelli che non avevano diritto prima e che oggi con questa interpretazione rientrano nei giochi e quindi ne hanno diritto. Poi sulle quote rosa ci ritorneremo. Io vi preannuncio che ovviamente quando il testo sarà definitivo prepareremo tutte le slide chiarificatrici di questo punto con le anagrafiche, in modo che riusciamo ad essere il più chiari possibili su tutti i punti. Però questa signora ha colto perfettamente il messaggio: sono nata il 30 di settembre, ci mettiamo pure aspettative di vita, ma siamo, perché anche se la finestra va avanti, io ho maturato un requisito prima della fine della norma di legge. Quindi sulle quote rosa torneremo, tra l'altro lunedì prossimo avremo sia William che Silvano Cavalletti insieme, quindi avremo modo di sviluppare l'argomento. Speriamo di avere in un qualche modo già un testo almeno approvato dalle commissioni bilancio, perché il passaggio è quello, se non altro quel passaggio lì ci interessa particolarmente. Pronto? Sì. C'è una chiamata in linea, mi pare. Sì? Sì, la sento. Dica, buonasera. Ah, buonasera. Volevo... La stiamo ascoltando, dica. Sì. Pronto? Deve abbassare il televisore, perché sennò sente l'eco. Abbassa il televisore, grazie. Ecco. Buonasera, signora. Buonasera, dica pure. Buonasera. Parlo per mia moglie, per l'opzione donna. Sì. Dunque, mia moglie, diciamo che col prolungamento dell'opzione donna dovrebbe questa avendo le noi siamo qua, quindi se lui vuole richiamare magari preparandosela per iscritto, perché capisco insomma la diretta è un po' non semplice da fruire. Allora, io vado avanti e dico, sull'opzione rosa riprenderemo i punti, perché i requisiti sono sommariamente quelli che avevamo detto. Poi molte donne che rientravano in questo bailam avevano già in un qualche modo fatto delle valutazioni, insomma sappiamo che è così, però fin tanto che non fosse stato scritto è del tutto evidente che non c'erano gli elementi per dare loro dei significati diversi. E questo è il primo passaggio contenuto in legge di stabilità. Ce ne sono altri due di grande rilevanza. Uno che aspettavano in tanti e che è la famosa settima salvaguardia, è scritta anche questa nel testo di stabilità. Mi fermo e prendo la chiamata, poi riprendo la settima salvaguardia. Pronto? Pronto. Io sento. Buonasera. Anch'io. Dica pure. Allora, io voglio fare una domanda. Prego. Mi sente? Sì, sì. Dunque, io ho 55 anni,
e 37 anni di contributi alla fine dell'anno. Sì. Non è donna però. È uomo. Sono uomo, sono uomo. Perfetto. Ma io quanti anni devo lavorare? Guardi, a naso e croce io le direi quasi 6 e mi sbaglio di poco, nel senso che i 37 anni maturati nel 2015 non sono, come lei ben sa, naturalmente sufficienti. E il requisito contributivo di accesso è oltre per lei i 43 anni, perché lo spazio temporale di somma ai 37, siamo a 43 anni e 2 mesi per gli uomini nel 2019, quindi capisce bene che siamo in un range più o meno di 8 anni, potrei sbagliare di qualcosina, 6 e qualche mese di sicuro. Poi c'è un problema legato al fatto che le tabelle che noi stiamo utilizzando e che già prevedono un'aspettativa di vita allungata prevista già dalla norma di legge, quindi già queste tabelle oggi sono nel 2015 per un uomo 42 anni e 6 mesi, diventano l'anno prossimo 42 e 10, che variano ancora nel 2019 a 43 anni e 2 mesi, possono essere riviste triennalmente, quindi il prossimo triennio è il 2018, con delle modifiche di allungamento, ovvero anche di diminuzione se ci fossero degli indici ISTAT di aspettative di vita che calano, ma noi ne dubitiamo, insomma siamo più nell'ordine di grandezza dell'aumento piuttosto che della diminuzione di queste percentuali che avevano già calcolato e valutato. È chiaro che se i 37 sono nel 2015 vuol dire che i 40 li compiamo nel 2018 quando ce ne vogliono quella data, quindi insomma siamo apparentemente attorno al 2021 sicuramente. E punto interrogativo, insomma, il consiglio è di controllare accuratamente la posizione per vedere di recuperare se ci sono degli spazi possibili all'interno della posizione periodi, perché è chiaro che questi periodi possono avere un anticipo anche rispetto a quei famosi trienni, esatto, di revisione, quindi magari un mese qualche volta può valerne 4 piuttosto che 5. Prendiamo la chiamata che c'è in attesa, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle questo, io sono in mobilità e la mobilità scade in ottobre del 2016. Sì. A quella data avrò più di 61 anni e più di 41 di contribuzione. Sì. Volevo chiedere, rientro nella salvaguardia esodati oppure no? Allora, teoricamente, per come è scritto ciò che io ho letto, se lei i 40 anni, i 41, mi dice che ce li ha alla fine della mobilità, vuol dire che i 40 li ha maturati nel 2015, corretto? L'ho perso. Presumo che sia, sì, così, però adesso vado a senso. Potrebbe, ma bisogna vedere quali sono le condizioni di accesso in mobilità. Quindi questo è uno di quei signori che deve attendere l'uscita, perché in condizioni di mancanza della settima salvaguardia lui avrebbe dovuto pagare i versamenti volontari per arrivare al requisito a pensione. Oggi se i 40 anni sono maturati nel 2015, considerate che la salvaguardia tiene comunque conto delle finestre, quindi bisognerà che vediamo sui soggetti in mobilità qual è la trasposizione della durata, perché lì non parla di finestra, ma è l'unico caso in cui devo maturare il diritto alla finestra in un tempo che non è il 1 gennaio 2017 come vedremo per le altre, ma una trasposizione in considerazione dei 24 mesi successivi in funzione della finestra mobile, quindi capite che è un passaggio diverso per chi accede con requisito mobilità. Quindi questo signore deve venire tra un paio di settimane, non prima, insomma il testo lo dobbiamo vedere trasposto, anche perché una volta che avessimo anche valutato che rientra nella settima salvaguardia, in ogni caso bisognerà aspettare che
la DTL piuttosto che l'INPS metta in piedi la modulistica che serve per la domanda. E ricordiamolo, una volta che le salvaguardie escono c'è comunque un tempo tecnico, nelle passate erano 60 giorni. Quindi, insomma, vediamo cosa significherà il testo, ma dovrebbero essere come sempre i canoni 60 giorni dall'uscita della norma di legge. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo un'informazione. Prego. Mio marito matura alla fine di ottobre 42 anni e 6 mesi di lavoro. Sì. Lui, se vuole continuare a lavorare, deve fare lo stesso domanda di pensione? No. Lui c'ha già un'invalidità, eh? No, allora, lui se ha un'invalidità, io INPS immagino che è una pensione da contributi, non potrà chiedere la trasformazione in pensione di anzianità, esatto. Ma una volta maturato il requisito lui può tranquillamente continuare a lavorare e chiederà il supplemento. Esatto. Quindi aggiungerà i contributi successivi maturati dall'ultimo supplemento e lui non ha vincoli. Anche perché la domanda di pensione nel suo caso non è accoglibile, perché ha una prestazione in pagamento che blocca l'accesso a pensione di anzianità. Esatto. Quindi esatto. Allora, è libero di cessare l'attività piuttosto che di continuare a lavorare. Questo dipenderà dalle sue esigenze personali, non tanto dalla far valere una prestazione che purtroppo non è esigibile perché lui aveva problemi di salute che gli hanno consentito esatto. un accesso prima di quello che sarebbe stata la pensione di anzianità, quindi... Allora lui può continuare a lavorare? Assolutamente sì. Va bene, grazie mille. Niente, buonasera. Allora, riprendo solo appena il passaggio della settima, tenendo conto, ripeto, che il testo non è definitivo, che ciò che è scritto è commentato, ma non ha ancora di fatto un testo sul quale possiamo lavorare dal punto di vista definitivo, però... ricalca sostanzialmente la sesta salvaguardia, quindi soggetti collocati in mobilità con anche il trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi, ricalca la stessa procedura. Cambia che cosa in questo caso? Che c'è uno slittamento con le cessazioni al 2012. Mi fermo un attimo perché c'è una chiamata in linea. Pronto? Hola. Prego. C'è mia moglie, siccome è nata nel 1953, sì. E ha 15 anni di contributi, fine 92, quando deve andare in pensione? Al anno. Mi dice per favore di che anno è sua moglie? 1953. Mi scusi, il mese? Gennaio. Perfetto, e ha della contribuzione? 31-53. Sì, e ha tutta contribuzione da dipendente? No, di contadina. Ok, quindi ha anche della prestazione autonoma. Allora, se è un gennaio 53, ho capito bene? Sì. Come? 53. Gennaio 53. Allora, andrà in pensione a dicembre del 2019, cioè matura requisito a dicembre del 2019, andrà in pensione il primo gennaio del 2020, stante le regole così come sono. Aveva 15 anni... Prego. 2020 va in pensione? Primo gennaio 2020, se quello che lei mi ha detto come età anagrafica e contributiva è corretta, devo usare le tabelle, il requisito è 66 anni e 11 mesi, a meno che non abbia avuto un'autorizzazione ai versamenti volontari e abbia delle situazioni, ma mi ha detto che ha smesso nel 92, quindi non ha salvaguardie possibili da poter far valere. Se ci fossero condizioni diverse, ovvero avessi lavorato successivamente con dei requisiti che possono rientrare nelle vecchie salvaguardie o nella nuova, ma non è questo il caso. Quindi la signora, se ha cessato nel 92, dovrà aspettare l'età anagrafica di 66 anni e 11 mesi. Quindi dal punto di vista così amministrativo, questo è il suo requisito di accesso ed è un po' più lungo rispetto alle dipendenti private che avevano un requisito differente. Vado avanti sulla settima, sì. Salvaguardia. Tra l'altro interessa, lo diciamo, non solo i dipendenti privati, ma anche quelli pubblici. Quindi è una salvaguardia estensiva delle categorie lavorative che stanno all'interno del mondo del lavoro e che invece sono anche uscite dal mondo del lavoro. Quindi ricalca la mobilità, abbiamo detto, con criteri particolari e quindi lì non c'è uno slittamento all'1/1/2017 come per tutte le altre casistiche, perché ricordiamo che la sesta si fermava il 1 gennaio 2016.
Termino solo un attimo il ragionamento prima della telefonata. Ricalca i prosecutori volontari, anche qui con autorizzazione anteriore al 4 dicembre 2011 non è cambiato, e anche qui ci sono delle casistiche all'interno che riguardano anche lavoratori che avevano cessato tra il 2007 e il 2011, quindi pari pari la sesta in queste due casistiche, dicevamo con la differenza della decorrenza, perché sarà 1 gennaio 2017, quindi si sposta in avanti. Poi ci sono i cessati in accordi individuali, anche questi ricalcano la vecchia salvaguardia, le risoluzioni unilaterali e ricalcano anche quelle la precedente. Parliamo sempre però di requisiti contributivi, in questo caso cessati, 31/12/2011 o autorizzati al 4 dicembre, quindi se sono situazioni di autorizzazioni nuove non è cambiato, è sempre lo stesso. Erano quelle situazioni già preesistenti con la sesta che però mi facevano slittare in avanti per età o per maturazione del requisito oltre il 1 gennaio 2016, quindi la differenza è quella, si aggiunge un anno di requisito. Mi fermo perché dopo c'è il passaggio sulle leggi 104 che invece è un pochino diverso e quindi lo voglio segnalare. Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Buonasera. Prego, dica. Sì, senta, io dunque compio 65 anni a gennaio del 2016 e ho 38 anni di contributi e come sono messo? È messo che deve aspettare l'età della pensione di vecchiaia, ma credo che lo immaginasse. Sì, esatto, il requisito contributivo sarà dall'anno prossimo, i 66 anni e 7 mesi, se non sbaglio. Quindi se il 2000, fino al 2018 peraltro, quindi nel suo caso lei dovrà compiere i 66 anni e aggiungere i 7 mesi che sono compimento di età anagrafica. Il requisito contributivo è in questo caso irrilevante, o lo è per i fini del calcolo, ma per il diritto sarebbero bastati 20 anni, lo diciamo così, ribadiamo un attimo anche il concetto dei requisiti alla pensione di vecchiaia, perché i 20 anni sono ciò che mi serviva per la maturazione del requisito. Ci fermiamo qualche minuto per uno spazio pubblicitario, tra pochissimo riprendo con la settima salvaguardia. Ben ritrovati, ripartiamo per il passaggio sulla settima salvaguardia che stavamo terminando. Io vorrei solo dare, stasera non abbiamo la pretesa di darvi delle indicazioni precisissime, ma lo facciamo con cognizione di causa, perché il testo non è ancora scritto, quindi sono indicazioni generali. Perché finché il testo non è di fatto pubblicato potrebbe subire delle variazioni rispetto a ciò che ci stiamo dicendo stasera, per cui le casistiche le elenchiamo perché questi soggetti si tengano pronti a dover fare le richieste per entrare in questi numerici che sono piuttosto rilevanti, peraltro perché complessivamente parliamo di circa 36.000 mi pare accessi sulla salvaguardia complessivamente. Quindi c'è un'ulteriore salvaguardia legata ai fruitori dei permessi della 104 e qui c'è una differenza rispetto alla sesta salvaguardia sostanziale, perché qui non si parla di fruitori di permessi legge 104 genericamente, ma solo per i fruitori della 104 per i figli. Quindi qui la casistica varia e di molto, perché tutti gli altri non sono contemplati. Quindi se io avevo i permessi per genitore, madre, padre, piuttosto che zio o nipoti, eccetera, non sono casistiche connesse a questa salvaguardia. E qui ci sono solo i figli, quindi vedremo come sarà sviluppata. Presumiamo che comprenda, presumiamo perché non è scritto, che comprenda sia il congedo che i permessi, ma anche qui cita la norma in modo generico. Prendo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Prego, buonasera. Pronto? Buonasera. Io volevo un'informazione dal mio marito, che è in mobilità. Sì. Volevo sapere, siccome lui si è fatto fare i conti l'altro giorno dall'Inca,
dovrebbe andare in pensione il primo dicembre 2017 con la legge Fornero. Sì. Se no doveva andare in pensione nel 2016. Sì. Però gli hanno anche detto di stare attento su Telereggio, se parlano della settima salvaguardia, perché potrebbe cambiare le cose. Allora, potrebbe cambiare le cose se l'accordo che ha determinato quella mobilità è un accordo antecedente al 2011 o se aveva delle condizioni differenti con autorizzazione ai versamenti volontari entro il 2011. Se io sono andato in mobilità con un accordo che aveva una data successiva, per come il testo è scritto, non pare esserci rilevanza da questo punto di vista. Cioè qui si parla di soggetti che avevano requisiti o maturavano requisiti successivamente ad una certa data e la finestra sforava al 1 gennaio 2016 e a questo punto si sviluppava una decorrenza che non stava più all'interno della precedente salvaguardia. Quindi anche questo è un soggetto che deve attendere comunque la pubblicazione del decreto, ma se è andato in mobilità nel 2014 presumo che non ci siano le condizioni per accedere alla salvaguardia, però lo verificheremo, nel senso che se ci sono invece delle condizioni aggiuntive. Io volevo far intervenire Rino, perché sono arrivati degli sms in queste prime 4 settimane che chiedevano notizie e novità rispetto alla possibilità per chi è disoccupato o è fruitore di ammortizzatore sociale, chiedevano rispetto alla previdenza complementare, ci sono delle novità da segnalare o la situazione per noi è rimasta la stessa? Gente che magari con l'ammortizzatore arrivava alla decorrenza di pensione, possiamo dare qualche notizia, al di là che si devono ovviamente rivolgere all'ufficio per verificare la corretta posizione in senso assoluto. Ti senti di dire qualcosa su queste situazioni, Rino? Bah, allora, anche qua dobbiamo fare una distinzione tra la norma attuale e la norma che deve essere ancora approvata, che attualmente è al Senato e che nello specifico è il DDL alla concorrenza. Quindi la situazione attuale permette a qualsiasi persona che ha chiuso il rapporto di lavoro di riscattare il capitale oppure mantenerlo, oppure se è vicino alla pensione, anzi se proprio ottiene la pensione, anche convertirlo in una rendita. Quello che si sta parlando oggi in Senato, in Commissione, è di dare la possibilità, qualora ci sia una disoccupazione superiore ai 24 mesi, ma ancora sei lontano dalla pensione, diciamo 5 anni prima del pensionamento, di ottenere in quel caso anche la rendita, cioè la pensione integrativa, cosa che oggi non è possibile avere, perché oggi di fronte a una pensione che è ancora così distante puoi solo prendere il capitale o puoi mantenerlo. Questa è un po' una novità, diciamo, un po' delle ultime settimane. Poi bisognerà vedere il provvedimento come esce, perché c'è anche il cosiddetto contributo portabile, cioè la possibilità che i lavoratori spostino il contributo anche nelle forme private, però adesso su questo dovremo vedere come va il provvedimento. Bene, prendo un attimo la telefonata, Rino, poi magari riprendiamo se hai qualche novità da darci. Pronto? Signora, buonasera. Buonasera. Io la disturbo, le chiedo una gentilezza. Io sono in pensione di anzianità dal 1 gennaio 2015. Sì. Non ho però ancora la mia pensione definitiva, è provvisoria. Allora, e mi mancano anche i mesi di gennaio e di febbraio ancora. Allora, le chiedo com'è possibile dopo 10 mesi. Allora, signora, io non voglio, credo che ci siamo messaggiate, sì, quindi credo di avere, come dire, capito il caso. È una situazione particolare. Nella normalità dei casi è vero che 10 mesi, se sono una lavoratrice dipendente, sono tanti. Qui però c'è una particolare procedura che ha preceduto la pensione e che è un fondo esuberi, dove probabilmente, ma non lo do per scontato, infatti
ci siamo messaggiate perché avrei dovuto ricostruirlo, ma era tardo pomeriggio e quindi io sono poi venuta qui e non sono riuscita a fare le verifiche del caso, ma le farò domani mattina come promesso, ovviamente. Ma essendo un fondo esuberi, potrebbe avere un problema di calcolo di salario e di emissione del pagamento. Mi impegno naturalmente domani mattina a fare le verifiche nel fascicolo per capire qual è il problema e quantomeno per dargliene conto, perché credo che sia corretto a una distanza così lunga dall'accesso a pensione, ma potrebbe essere un problema di procedure IMSS, non tanto di forma della pensione, ma che ci sia un problema rispetto all'accesso vero e proprio di quella prestazione. Ci sono stati alcuni casi dove per effetto dell'accesso allo scivolo bancario, perché questo era un esubero bancario, avevo avuto accesso alla normativa precedente, poi sono cambiate le norme, hanno aggiunto gli accessi, le speranze di vita, quindi l'istituto si è trovato a un certo punto a dover fare i conti con una normativa che era cambiata e con un accesso a pensione che si era teoricamente rideterminato, ma questi soggetti avevano in mano un accoglimento dell'INPS precedente che di queste aspettative di vita non teneva conto. Quindi io presumo che sia un caso di questo genere, però ha la mia assicurazione che domani mattina quantomeno lo verificherò nell'immediato, perché credo che sia corretto, ma può accadere proprio perché si sono assommate due normative una dopo l'altra che ha variato per l'istituto le decorrenze, quindi credo che sia un problema di programma dell'istituto. Pronto? Pronto? Prego, buonasera. Buonasera, io ci volevo fare una domanda. Prego. Allora, ho mio marito che ha fatto i 40 anni a maggio di quest'anno ed è in mobilità. Finisce la mobilità in giugno del prossimo anno. Ha firmato, cioè gli accordi individuali per andare in mobilità. Oltretutto la ditta è anche fallita nel 2013. Chiedevo se poteva cioè rientrare nella settima salvaguardia. Mi scusi però solo un attimo, gli accordi erano precedenti al 2012? Accordi al 2012? Questo è molto rilevante. Io questo. Allora, adesso le do una risposta naturalmente non è circostanziata perché non abbiamo gli elementi, però i dati teoricamente ci direbbero che con la finestra e le aspettative di vita, perché ricordiamoci che sui 40 anni non è solo l'anno di finestra, ma c'è un'aggiunta anche qui di aspettative di vita sia sul contributo che sulla finestra, quindi in realtà non erano poi 40 davvero, ma lo vedremo, vi dicevo faremo delle tabelle molto particolari per darvi conto dell'esatta maturazione del requisito e qual è il requisito che occorre, perché qui 40 non erano sufficienti e l'anno di finestra non basta, per cui bisogna fare dei conti precisi. Quello che vogliamo segnalarvi è questo: se io avevo un accordo governativo o non governativo precedente al 2011 o mi trovo in una condizione in cui l'azienda è fallita, perché è previsto anche il fallimento come novità assoluta, entro il 2012, se non erro, perché l'abbiamo letto e riletto, ma il testo definitivo non c'è ancora, quindi potrebbe essere che queste date slittino, io potrei essere nelle condizioni di accedere alla salvaguardia. Potrei essere perché? Perché poi vanno verificati una serie di altri elementi, che non è solo, è proprio la maturazione del requisito. Quindi guardiamo bene quali saranno le casistiche e quali sarà il mio uso e destinazione. Potrei anche essere destinato a più di una salvaguardia, perché potrebbero esserci condizioni concomitanti che hanno accesso, quindi bisognerà vedere quale sì è la più opportuna o se sono da fare tutte piuttosto che l'una per l'altra. Quindi stasera ci interessava darvi conto del fatto che c'è un testo sul quale lavoreremo per i requisiti e che il tempo per fare le domande c'è, perché sono 60 giorni dall'uscita della norma che a oggi non è pubblicata. Quindi questi soggetti che ritengono di essere in queste condizioni, fra 1-2 settimane è bene che vengano a verificare queste condizioni nell'effettività,
per non perdere un diritto da una parte, ma non troppo presto, perché rischiamo di dare delle aspettative a qualcuno che non le ha. Sì. Ma siccome i mass media ne hanno parlato, il governo è uscito con una conferenza stampa, ne hanno parlato la maggior parte dei giornali, telegiornali e riviste specializzate, abbiamo creduto che fosse opportuno prendere l'argomento, anche se non è da noi, quando no, i testi non sono scritti, ma per dirvi di attendere il testo definitivo, cioè per l'esatta ragione contraria, ovvero ricalca la sesta salvaguardia, ci sono molte possibilità per tantissimi soggetti, ma siamo in una condizione ancora di... incertezza. Bravissima, dobbiamo andare un po' con i piedi di esatto, piombo rispetto a questa situazione. Prendo la chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, io telefono per fare una domanda, e darsi che sarà anche, cioè, me l'ha detto una signora, saranno anche voci di corridoio, mi hanno detto che adesso è venuta fuori una legge che per quanto riguarda i disabili con l'accompagnamento, e quando fanno l'ISE, verrà messo anche, ho fatto un giro di parole, che in poche parole l'accompagnamento va con l'ISE. Sì, è corretto. Non so se è vero o no. Io la ringrazio, buonasera. Buonasera. Stante le notizie che ho, ma vi rimando al 2 di novembre quando Claudia Beneventi sarà presente qui e faremo il punto sull'ISE, l'ho un po' concordato con lei, è un po' reticente perché l'ISE è una normativa molto, quest'anno è un dramma, mi spiegava, sia per le procedure che per tutto quello che la lettura di questa procedura dà, ma verrà a rendervene conto. Però per le notizie che ho, nonostante siano stati fatti dei ricorsi, perché si riteneva non corretto l'uso di quel reddito all'interno del parametro, in realtà lo stato attuale l'INPS lo legge come parametro per l'ISE. Poi ne chiederemo conto in maniera più approfondita a Claudia, però ritengo che per il momento non ci siano novità di sorta da mettere in evidenza in questo senso. Io vorrei far intervenire un attimo Ilaria, perché è arrivato un messaggio di una dipendente delle poste, per cui la interpello sulla sua materia primaria. La signora dice: sono nata il 22 dicembre del 57 e al 6 febbraio 2012 ho 35 anni di contributi, ma non basta, perché dal 2006 questa signora, per sua sfortuna, ha una legge 104 riconosciuta con un'invalidità dell'80%. Ci chiede qual è il requisito di accesso a pensione, cioè quando andrà in pensione. Mentre tu magari fai in mente locale, dico solo questo: i numeri che darà Ilaria, che sono numeri ovviamente vanno verificati sì, con il mese, soprattutto anche di pertinenza del verbale dell'invalidità civile, che ricordiamo dà una maggiorazione contributiva, quindi anticipa un attimo il requisito. No. Allora, appunto per questo io consiglierei innanzitutto alla signora di passare dai nostri uffici, perché stando la percentuale alta di invalidità, stante l'età anagrafica, stante anche i contributi, le casistiche potrebbero essere anche più di una. Potrebbe esserci appunto con la legge di stabilità la possibilità di andare via con l'opzione donna, che prima non aveva comunque il requisito e adesso lo potrebbe maturare. C'è tutto il discorso legato all'invalidità, che quindi potrebbe farle anticipare comunque un diritto pensione legato proprio alla mansione che lei svolge, ma è una valutazione sanitaria che si deve fare con anche i nostri medici legali, e poi valutare appunto invece una decorrenza alla pensione anticipata, che affronta appunto anche delle maggiorazioni che potrebbe avere dei due mesi, siccome ce l'ha dal 2006, non dico che sia immediata, ma siamo vicini, quindi io consiglierei a questa dipendente di contattarci e per fare in modo di valutare a 360 gradi la sua posizione. Però diciamo che in un senso o nell'altro potremmo avere dei traguardi già assolutamente raggiungibili, assolutamente sì. Faccio la parte di quella che lo ripete sempre: l'assistenza che le diamo è naturalmente gratuita, per cui non ha nessun tipo di vincolo. Prendo la chiamata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, chiedevo un'informazione. Dica.
Allora, io sono nata nel 59. Sì. E ho 31 anni di contributi e nel 2008 non li ho più pagati. Quando è, a quale età dovrei andare in pensione? Signora, mi deve dire due dati che non mi ha detto. Se ha solo contribuzione da lavoro dipendente. 6 anni dipendente e altri contributrice diretta. Quindi ha del lavoro autonomo. E il mese di nascita? In marzo. Marzo del 59? Sì. Allora, direi che la decorrenza, stante così la storia contributiva, è il primo dicembre del 2026. Non sto dando i numeri, ma sono le tabelle delle età anagrafiche. Il requisito contributivo qui è già 67 anni e 8 mesi, 11 in quell'anno. Per le donne del 59 ci può essere uno scostamento anche di 3 mesi. Quindi andiamo lì, perché il requisito contributivo di riferimento non ha raggiunto altri requisiti di accesso che vadano ad assommarsi all'età anagrafica. Quindi questa signora dovrà attendere quell'età, a meno che non intercorrano problemi di salute che le consentano di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata, ma devo avere un'invalidità almeno del 60, dell'80% ed avere un'età anagrafica di 55 anni. O viceversa, valutazioni di carattere assistenziale e quindi al compimento dei 65 anni, eventualmente l'assegno sociale, oppure che io abbia contribuzione collocata in modo che posso utilizzare computi o totalizzazioni con requisiti differenti. Vedete che la domanda era facile, la risposta un po' meno. Nel senso che a seconda di come è collocata la contribuzione e di quali gestioni io utilizzo, potrei avere degli accessi diversificati dagli accessi ordinari, ma vanno ricostruiti. Quindi se ho tutta posizione OBG o da lavoro autonomo in quella gestione, ho poche strade da seguire, ma si potrebbe parlare di opzione, si potrebbe verificare altri requisiti che non sono così noti ma che esistono e che sono il valore aggiunto degli addetti ai lavori. Per fortuna o purtroppo, qualcuno direbbe, però insomma è così. Pronto? Mi sente? Sì, la sento, buonasera. Buonasera signora, ho diversi quesiti, cerco di sintetizzarli in poco. Io ho 41 anni, assisto, sono figlia unica, assisto due disabili non autosufficienti, quindi usufruisco di due leggi 104. Sì. In più io ho anche lavorato all'estero, in Inghilterra, per 5 anni, adesso sono dipendente del comune di Reggio Emilia. Sì. Mi devo aspettare che quando andrò in pensione dovrò restituire alla Fornero tutti i periodi di malattia e le ore di 104, i congedi retribuiti straordinari per l'assistenza ai miei genitori? Domanda 1, domanda 2, i miei genitori, ognuno dei due titolare di pensione VOCOM da lavoro, perché nonostante tutto sono riusciti a lavorare, più titolari di assegno di accompagnamento, mio padre e mia madre anche della invalidità, perché ne ha diritto perché non supera un determinato reddito, sì, non hanno ricevuto alcun adeguamento, parlo di quelli del Presidente del Consiglio Renzi, che riguardano ciò di cui si è parlato nei mesi scorsi. Sì. Quali sono i limiti di reddito lordi per ricevere questi adeguamenti Istat o comunque questi rimborsi che tanto hanno fatto parlare la cronaca? Qual è la mia situazione rispetto al mio futuro pensionistico, posto che io non deceda prima, cosa abbastanza probabile, a questo punto sperabile? Io glielo auguro, questa è l'ultima. Faccio una domanda io, signora. Lei attualmente lavora in comune, è retribuita in parte dal comune? Certo, sono un dipendente del comune. Ah, così dopo allora le do un'informazione anche sul fondo di previdenza integrativa che si chiama Perseo Sirio. Sì. Allora, prendiamo la lo conosco il Perseo. Posso sapere quando è nata la signora? Data di nascita. È caduta. Questo era un po' rilevante per il requisito, sì, pensionistico, però io parto dai genitori mentre vi faccio riflettere. Allora, se non ha ricevuto il costo adeguamento vita, che è la famosa sentenza 70, sì, ormai la stiamo chiamando così, si ricordi che nel calcolo lordo che io adesso le citerò, gli accompagnamenti e le pensioni di invalidità non entrano nel conteggio per calcolare quell'importo lordo.
L'importo lordo oltre il quale non ho mai ricevuto nel 2012 e nel 2013 è 1.405 euro, esclusi quegli emolumenti che abbiamo citato prima, quindi accompagnamento e pensioni di invalidità o pensioni assistenziali. Quindi se il lordo previdenziale di quella prestazione da vecchiaie, quindi da contributi, era inferiore ai 1.405 euro, lordi ha già ricevuto la perequazione. L'ha ricevuta in una modalità differente che era quella già prevista dalla norma di legge, quindi non ha avuto blocchi di nessun tipo. Ti faccio invece rispondere, sì, per quanto mi mancano concerne degli elementi, però gli posso comunque dire alla signora che se avrà una decorrenza pensione successiva al 2017 e non avrà i 62 anni di età, non è che dovrà restituire i giorni di permesso di congedo. La penalizzazione c'è a prescindere in base all'età anagrafica. Se l'età anagrafica invece sarà superiore ai 62 anni, questa penalizzazione non ci sarà, non dovrà restituire o lavorare dei periodi in più. Quindi quello che è importante è, credo comunque, immagino che non andrà in pensione a breve, verificare se quando maturerà il requisito pensionistico avrà o no i 62 anni. Però i periodi di congedo, di permessi, come per i privati, per il pubblico, vale per il requisito previdenziale, per il calcolo, diciamolo per il bene, perché esatto, sono circolate tante voci. Assolutamente. In più la signora all'estero, e lì ci sarà da verificare, mi ha detto aveva 5 anni circa, sì, di essere in Inghilterra, sì, a questo punto potremmo verificare se potrebbe farle anticipare il diritto a pensione, perché ricordo che i periodi esteri, in questo caso in Inghilterra, sono utili al diritto alla pensione, non saranno calcolati sul calcolo della pensione pubblica. Certo. Oltretutto qui anche c'è una differenza tra il calcolo privato e pubblico, non entro nel complicato. Però comunque farei una prima valutazione per vedere, innanzitutto richiedere l'estratto in Inghilterra per vedere effettivamente se tutti questi 5 anni sono utili oppure no. Faccio finire Rino con il ragionamento sulla, sì, complementare. Diciamo che se anche avesse una contribuzione piena e lavorasse a pieno nel pubblico impiego, così come nel privato, il problema di integrare la pensione ce l'hanno tutti, in particolare poi in questa situazione dove la condizione lavorativa è molto più difficile. Quindi la signora ha già sentito parlare di perseo, bisogna però dire e ricordare che tutti coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 2000 hanno tempo fino a dicembre. Cioè hanno tempo fino a dicembre per iscriversi al fondo di previdenza integrativa, perché da gennaio, per coloro che sono stati assunti prima del 2000, non sarà possibile. Poi si vedrà se ci saranno ancora o meno le condizioni dopo gennaio. Però insomma noi consigliamo, visto che ormai sono quasi un anno e mezzo, che diamo indicazioni e informazioni su questo fondo di previdenza integrativa degli enti locali, della sanità, di informarsi, di venire a fare delle valutazioni, perché ci sono tanti vantaggi. Non ultimo quello che è l'ente che ci mette dei soldi. Quindi di fronte a una situazione anche contrattuale nel pubblico impiego difficile, diciamo bloccata da diversi anni, poi adesso vedremo la finanziaria, ma sembra che non ci siano tante risorse, ottenere comunque un contributo economico dall'azienda ai fini previdenziali, quindi per un risparmio previdenziale, è una cosa secondo noi interessante da valutare. Io prendo la chiamata che ci viene, che ho fatto aspettare un attimo perché volevo far finire lì un ragionamento. Pronto? Pronto, buonasera. Volevo un'informazione sulle quote rosa. Allora, io sono nata il 23 settembre del 57 e ho 39 anni di contributi, ma attualmente sono in disoccupazione. Volevo sapere, le penalizzazioni e la proroga sono rimaste le stesse oppure no? Signora, mi scusi, lei ha tutta contribuzione da lavoro autonomo o dipendente?
dipendente. Ok, quindi lei teoricamente avrebbe già potuto accedere alle quote rosa? Per l'età no, perché ero nata, sono nata il 23 settembre, sì, ha ragione, mi scusi, sì, mi era sfuggito il 23 settembre, è corretto, sì. Allora sì, in questo caso, allora, non c'è proroga della norma, voglio dirlo più chiaramente perché sono arrivati un paio di sms, allora la norma non è stata prorogata, è solo cambiata l'interpretazione tra ciò che diceva la circolare IMSS e quella che era l'interpretazione autentica della norma di legge, ovvero l'IMSS cosa diceva? O tu hai decorrenza pensione comprensiva delle finestre e delle aspettative di vita che erano 3 mesi ad aggiunta per gli ultimi 14 e 15 perché poi prima erano 1 o 2 mesi ma tutte rientravano, quindi 3 mesi in aggiunta all'età per il 2014 più un anno o 18 mesi a seconda del tipo di contribuzione. Questa signora, che è un caso limite, siccome compiva gli anni a settembre del 2014, ne compiva 57, più 3 mesi di speranza di vita, è come se avesse avuto l'età al 23 dicembre del 2014, a cui dovevamo aggiungere un anno di finestra. La sua decorrenza utile come dipendente privata era 1 gennaio 2016. Ahimè, un mese fuori dalla norma, cioè un mese fuori dall'interpretazione che l'INPS aveva dato. Per effetto dell'interpretazione autentica, questa signora rientra e peraltro, aggiungo, rientra orora, perché la sua decorrenza di accesso potrebbe già essere il 1 gennaio del 2016. Quindi questo è uno di quei casi in cui la signora deve venire a fare i conteggi per verificare se l'accesso col sistema totalmente contributivo, perché l'opzione rosa quello è, vado in pensione con un requisito diverso dal requisito Fornero, ma il calcolo è sempre totalmente contributivo, e se io ero destinataria di un sistema retributivo con 18 anni al 95, molto facilmente avrò una percentuale di, non è un disincentivo, ma insomma di perdita di calcolo, che va tra il 25 e il 40% a seconda dei salari, per cui è chiaro che ho una penalizzazione forte, ma quella resta, il calcolo resta contributivo. È cambiato il modo di valutare il requisito, quindi vado con età anagrafica e contributi, anche se li ho maturati nel 2015 con le regole che ci siamo detti prima. Quindi da questo punto di vista è cambiato qualcosa, ma non andiamo mai oltre la maturazione requisito dicembre 2015 per ora, ovvero la norma non è stata prorogata. Ci fermiamo qualche minuto per uno spazio pubblicitario e ci vediamo tra pochissimo. Bentornati in diretta. Riprendo solo un passaggio perché mi è arrivato un sms di un lavoratore che è in mobilità, e sì, perché prima abbiamo parlato di ditte anche fallite che vanno in aggiunta alle precedenti casistiche già previste dalla sesta, e il testo di legge non parla di data di fallimento, adesso ce lo siamo riguardate rapidamente, parla però di aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimenti o concordati preventivi, amministrazione straordinaria speciale. Qui non parla di date. Mi riservo nel testo definitivo di capirlo, perché io ieri, leggendo i vari commenti, qualche data in realtà l'avevo capita, poi nel testo non lo trovo scritto per esteso, quindi chiedo a questo lavoratore che mi ha mandato un sms al quale risponderò appena ho una notizia più certa, potrebbe essere che sia interessato anche lui, perché qui in realtà nel commento del Sole 24 Ore non parla di date ma solo di situazioni di questo tipo, quindi vedremo cosa viene poi trasposto nella norma di legge. Pronto? Buonasera, mi chiamo Silvana, sì. Io sono nata il 14 agosto del 55, sì. Mi era stato detto che sarei andata in pensione il 1 gennaio 2017, pronto? Sì, l'ascolto Silvana. Ah, ma ascolta, ho la contribuzione mista.
Mi era stato detto che ci sarebbe andato il 1 gennaio 2017, ma è vero oppure con la nuova legge di Renzi così non... perché parlano sempre di 62 anni, non riesco a capire. No Silvana, mi deve solo dire cortesemente quanti anni di contributi ha. Io ho 40 anni e 7 mesi. Perfetto, allora, no, ciò di cui stasera noi abbiamo parlato non riguarda la Silvana, proprio glielo dico in modo personale. Lei va con il requisito Fornero nuovo, che sarà 41 anni e 10 mesi il suo requisito. Quindi rimane quello, non viene cambiato. No, e soprattutto si scordi l'età anagrafica. Ah, mi scordo l'età anagrafica. Sì, è irrilevante, fino al 31/12/2017, che lei abbia... No, 49, insomma, qualsiasi età anagrafica di accesso non determina né penalizzazioni né particolari situazioni. Quindi lei deve stare tranquillissima, quella è la sua decorrenza, hanno già rivalutato i mesi di aspettativa di vita, sono già solo questi, non ne aggiungeranno a meno di strani colpi di coda di questo governo che ogni tanto fa delle cose strane, quindi non ci stupisce, ma... teoricamente per il triennio fino al 2018 sono stati confermati, quindi quello è il suo requisito di accesso, dovrà mettersi in opera nel corso del 2016 per cominciare ad adoperarsi per quelle che sono le pratiche di accesso a pensione, per cui questo è... Io, se non ci sono telefonate, volevo solo far dire a Rino questo passaggio che prima lui aveva alla signora precedente dato come informazione, ovvero... che per il fondo per sé o per alcune categorie c'è una scadenza entro la quale io posso aderire al fondo, oltre la quale non lo posso teoricamente più fare. Ho capito così anch'io, Rino? Sì, parliamo del fondo per i dipendenti del pubblico impiego per sé o barra Sirio, perché okay, adesso è stato incorporato anche okay. Sirio. Sirio che poi praticamente equivale agli enti non economici, INPS, INAIL, Camera di Commercio e quant'altro. Sì, di fatto c'è un accordo che scade a fine anno, e poi bisognerà vedere se questo accordo sarà riprorogato, però dalle informazioni che abbiamo non sarà una cosa breve. Quindi tutti coloro che erano in servizio entro il 2000, perché dopo le assunzioni dal 2001 in avanti, possono aderire, continuare ad aderire anche nel gennaio del prossimo anno, perché sono a regime TFR, quindi parliamo solo esclusivamente di quelle lavoratrici o lavoratori che sono a regime TFS, trattamento di fine servizio. Loro hanno ancora 2 mesi e mezzo, 2 mesi e 10 giorni per poter fare questa scelta. Scelta, tra l'altro, che gli permette di avere dei vantaggi ulteriori rispetto al solo contributo dell'azienda, perché la legge prevede la possibilità di ottenere un altro contributo aggiuntivo che è pari all'1,2% della retribuzione. Quindi insomma adesso noi ci stiamo anche un po' organizzando, attrezzando dal punto di vista della risposta, sappiamo già in questi giorni diverse persone sono venute da noi, faremo degli appuntamenti perché sicuramente è una consulenza che va fatta su appuntamento e quindi invitiamo a riflettere e a non perdere ulteriori diciamo tempo, perché come dicevo prima, ormai sono 1 anno e mezzo, 2 che diciamo e informiamo di questa opportunità. Purtroppo la previdenza integrativa è una cosa che ci si pensa poco e si rischia poi di arrivare anche troppo tardi, ecco, diciamo, insomma, bisogna farla prima e non dopo. Al momento mi del pensionamento. Mi premeva la scadenza, perché insomma, quando ci sono delle scadenze è sempre bene metterle in rilievo. Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Fare una domanda. Senta, io ho la mamma che sta in carcere del 14, ha diritto di avere bonus che stati come io come ho avuto, ho sentito cosa bisogna... Allora, io le chiedo scusa, la voce va purtroppo e viene, quindi io ho perso metà della conversazione. Parliamo di una persona deceduta nel 2014, ho capito bene? Novembre 2004. Sì. Ok, 2014. Allora io le do 2 o 3 indicazioni, dopodiché le dico, la sento malissimo, purtroppo la voce va e viene a scatti.
Allora, se la sua mamma aveva una pensione o più di una pensione il cui importo lordo era superiore ai 1.405 euro, ha diritto ad un rimborso, fra virgolette. Siccome la pensione non è più in essere perché la signora è deceduta, bisogna fare la richiesta all'istituto o agli istituti per i quali la signora esatto. aveva in pagamento la prestazione, da parte di tutti gli eredi. Quindi lei può chiamare, le daremo un appuntamento e gratuitamente metteremo in opera la richiesta di calcolo. Quello che serve sono gli eredi, perché ognuno deve firmare per se stesso la richiesta di liquidazione, si tratta di più di un erede, e l'IBAN di ognuno di loro, perché serve per la liquidazione che deve essere pagata appunto agli eredi. Prendo la chiamata un attimo, pronto? Sì, signora, buonasera. Buonasera. Chiedevo questo. Allora, io ho 58 anni e li ho compiuti il 30 aprile delle 50, del 30, sì, 30 aprile, quindi sono del 57. Sì. Desideravo sapere, dunque, diciamo a fine anno io ho 39 anni di lavoro più 5 mesi. Sì. E vado in pensione, come mi è stato detto, con il primo luglio del 2018, oppure cambia tutto? No, allora, non cambia nulla dal punto di vista di ciò che le era stato detto in precedenza. Lei va in pensione con la norma Fornero alla data che le avevano preventivato. Cos'è che per lei è cambiato oggi? Che probabilmente, se lei ha anche contribuzione autonoma, potrebbe essersi aperta un'opportunità nuova, che però, stante la contribuzione, non le consiglierei per una vicinanza così. Cioè, ciò di cui stasera noi abbiamo parlato non va a stravolgere tutti gli altri requisiti contributivi, che restano tali. Per cui la pensione anticipata per le donne a 41 anni e 6 mesi quest'anno, che diventano 41,10 l'anno prossimo, 42,6 per gli uomini quest'anno, 42,10 l'anno prossimo, non cambiano. Quelle restano tabellazioni previste dalla riforma Fornero. Cambia la possibilità di accedere alle quote rosa, le famose tanto aspirate quote rosa, perché cambia la formula di interpretazione dell'accesso a quel diritto. Non è più, non riguarda più quelle donne che maturavano solo nel 2014, ma anche donne che compivano gli anni o i contributi nell'arco del 2015. Ricordiamo che l'età anagrafica 57-58 va comunque compiuta entro il 30 di settembre, 30 settembre compreso, mentre i 35 li posso maturare anche alla fine dell'anno, perché dopo c'è la finestra in aggiunta e la decorrenza andrà avanti tra il 16 e il 17, ma devo avere la maturazione non più al 2014 ma al 2015. Mi fermo qualche minuto per l'ultimo spazio pubblicitario, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati per gli ultimi 15 minuti circa di trasmissione. Io parto da un WhatsApp, ho letto un po' di qua, un po' di là cercando di prendere, poi come ho fatto in settimana cercherò di rispondere a tutti, però ne prendiamo qualcuno esemplificativo. Questa signora dice, te lo leggo così come è arrivato, sì. Buonasera, io sono una dipendente pubblica, insegnante scuola infanzia, quindi è un casistica particolare, da 37 anni, no aspetta perché la sto leggendo proprio così, è nata il 18-6 del 58, quindi ha 37 anni di contributi, quindi potrebbe essere interessata all'opzione rosa, e ci chiede a quanto dovrei rinunciare per andare in pensione e se la decurtazione è dal salario o dalla pensione. Adesso, senza entrare nel calcolo, perché non vogliamo avere la pretesa qui di darvi delle indicazioni sui calcoli di pensione che diventano problematici, mi rendo conto. Allora, ci sarà anche da capire se è una scuola statale o una scuola comunale. Dice solo dipendente pubblica, perché insegnante scuola dell'infanzia. Ricordo che per... Può magari intercalare il WhatsApp mentre Ilaria risponde, se vuole mi arriva in diretta. Quindi. Tutte le insegnanti dello Stato hanno dei vincoli precisi sul quando
devono fare le domande di pensione e di dimissioni. A differenza di tutte le altre insegnanti che lavorano per i comuni, che non hanno il vincolo della scadenza dettato dal Ministero, perché non hanno l'unica finestra d'uscita che è per gli insegnanti statali è sempre il 1° settembre di ogni anno. E quindi se è un insegnante statale le chiederei anche già di mettersi in contatto, perché potrebbe entrare nella famosa quota rosa con una decorrenza 1° settembre 2016. Comune, e, ci scrive, comune. È arrivato adesso, allora, l'integrazione all'SM. Bene, può farlo, c'ha un po' più di tempo. Ha un po' più di tempo, okay, perfetto. Non è vincolata. Come vedete è tutto rigorosamente in diretta, che l'ho ricevuto adesso. Quindi. Allora, la decurtazione c'è, come dicevi tu, è forse un po' più alta per i dipendenti pubblici, non siamo su un 25 ma siamo su un 30-40, non dello stipendio, ma è sulla pensione calcolata sul regime, diciamo, retributivo. Quindi è ancora di più la penalizzazione. Però siccome... Però va calcolata come sempre, esatto, sulla pelle perché, di ogni... Assolutamente, stando a quello che ha detto, io direi che avrebbe ancora qualche anno davanti da lavorare. Quindi valutiamo quant'è questa decurtazione. E poi la signora farà le sue scelte, e dico, siccome è un insegnante comunale, ha tranquillamente dei mesi per poterci pensare e fare tutte le procedure. Prendo la chiamata che c'è in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Parma. Io sono una dipendente, lavoro nella scuola, nella collaboratrice scolastica. Sì. Io compio... Praticamente qui a dicembre compio 63 anni e ho 38 anni di contributi. Sì. Quanti anni compie? 63. 63. 63. Ok. Sì. La domanda era... 66, 67. Prego. 63 anni e 38 anni di contributi. Quindi era legato a quando potrebbe potenzialmente andare in pensione con la norma Fornero, però quella con il calcolo più alto, quindi direi che... Allora, lì c'è da valutare l'età della vecchiaia, che a differenza delle lavoratrici private è già parificata a quella degli uomini nel comparto pubblico, quindi parliamo dei 66 anni e direi 11. E 11 mesi. Sì, direi che siamo lì. Esatto, quindi abbiamo davanti ancora tre anni. Tre anni abbondanti. Esatto. Quindi andiamo al 2018, lì c'è uno scarto di requisito, potrebbe compiere gli anni per i 7 mesi piuttosto che per gli 11, però lì si tratta della cadenza mensile del compimento, esatto, dell'età, lo vedremo, insomma, esatto, adesso quello eventualmente. Quindi, ricordo appunto che nel comparto pubblico l'età della vecchiaia donne e uomini è identica, quindi siamo già ai 66 anni e 3 mesi anche per le donne, per noi quest'anno. L'unica cosa è che, esatto, probabilmente sul requisito invece contributivo potremmo essere appena prima, però siamo a poco, quindi sì, bisogna poi vedere. Sì, cioè i prossimi 3 anni sicuramente, esatto, sono da lavorare, poi vedremo come cadono i mesi di... Età grafica e dei contributi. Perfetto, quindi direi che siamo in quella condizione. Non so se ho una chiamata in linea. Non ce l'ho, perfetto. Io vado avanti solo su questo passaggio. Dal punto di vista, tecnico, Ilaria, abbiamo da dire a queste lavoratrici che hanno tutto il tempo di fare le valutazioni, perché questa non è una scelta che va fatta naturalmente a cuor leggero. No, assolutamente. È una scelta che comporta una decurtazione di pensione molto rilevante. Poi è del tutto evidente che se io avrei ipoteticamente un accesso a pensione di vecchiaia molto avanti nel tempo, è evidente che questa opzione può avere un interesse proprio per portare a casa la prestazione ancorché decurtata, ancorché con un, sì, calcolo meno favorevole, ma magari in molti casi con un tempo che va dai 6 anni e più
di anticipo rispetto al requisito contributivo che sarebbe quello di destinazione della pensione di vecchiaia, perché questi soggetti magari sono usciti dal mondo, esatto, del lavoro e non hanno più accesso. Prendo un attimo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Sì. Prego. Buonasera. Buonasera. Volevo farle una domanda riguardo alle cose rosa. Dica pure. Io ho fatto i 57 anni il 9 settembre 2015 e ho 36 anni di contributi. Rientro nell'opzione donna o sono fuori? Allora, sulla base della nuova interpretazione, lei rientra, perché compie gli anni entro il 30 di settembre. Lei è come se avesse l'età anagrafica compiuta al 9 di dicembre, in buona sostanza. Esatto. Quindi lei andrà in pensione il 1 di gennaio del 2017 se dovesse optare per le quote rosa. Do per scontato che sia tutta contribuzione da lavoro dipendente? Sì, dipendente. Okay. Perché se no sarebbe sei mesi in... Ok, perché se no sarebbe sei mesi in più e sarebbe il 1 luglio del 2017. Però insomma siamo comunque in una condizione in cui questa è una signora che potrebbe valutare il calcolo per verificare se ha l'interesse ad andare, perché la contribuzione è 36 anni in questo caso. Quindi rispetto all'eventuale pensione di anzianità della norma Fornero saremmo avanti minimo di 6 anni e mezzo, esatto, / 7. Quindi anticiperebbe come minimo di 5 anni il requisito ad accesso. Quindi qui c'è da fare proprio dei conti sulla perdita e sull'anticipo. Ovvio che per andare con regime speciale e il perfezionamento del requisito è anche la cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro se sono dipendente, questo non l'abbiamo detto ma noi lo diamo un pochino per scontato qualche volta. Voglio chiudere con Rino soltanto perché stasera avremmo voluto parlare di alcuni passaggi sulla previdenza complementare, ti rinviteremo ma sei caduto nella legge di stabilità e quindi abbiamo dovuto dare spazio inevitabilmente. Mi pare che ci siano delle novità che volevi mettere in evidenza. Sì, poi faremo il punto anche, sì, sul TFR in busta paga, su altre questioni che avremo, ne parleremo più avanti. Però ce n'è una in particolare che secondo me è molto interessante, perché da gennaio di quest'anno tutti i lavoratori non iscritti alla previdenza integrativa nel settore edilizio, quindi cooperazione, artigianato o industria, sono automaticamente iscritti alla previdenza integrativa e l'azienda è obbligata a versare un contributo. Quindi loro fra qualche settimana, qualche mese, riceveranno a casa una lettera dove in questa lettera gli si dice: guarda, l'azienda ti ha iscritto e ti sta versando dei soldi, vuoi completare l'adesione? E nel completare l'adesione il lavoratore può mettere il trattamento di fine rapporto, aggiungere un contributo e l'azienda ne dà un ulteriore. Quindi si troveranno, diciamo, iscritti per via contrattuale in modo obbligatorio, a differenza invece in tanti altri settori che l'iscrizione deve avvenire in modo volontario, cioè hai una scelta volontaria. Quindi questo è un segnale, mi pare... Diversi contratti stanno andando verso questa direzione. Molte piattaforme presentate prevedono per coloro che non sono iscritti l'iscrizione obbligatoria. È un po' come la sanità integrativa, che tu sei comunque iscritto e poi lì hai una serie di prestazioni in caso di eventi. Qua sei iscritto, diciamo, con una piccola quota e quindi il fondo in questo modo intercetta il lavoratore, gli iscrive a casa e poi però per completarla deve mettere il TFR, certo, eventualmente il proprio contributo. Allora, io nel darvi l'appuntamento a lunedì prossimo e non siamo riusciti a dare l'ultima dei tre passaggi contenuti nella legge di stabilità, che è la possibilità di accesso ad un eventuale part-time per chi andrà in pensione di vecchiaia con un requisito da compiersi entro il prossimo quadriennio. Ma lo riprenderemo lunedì prossimo sicuramente in modo non solo più dettagliato, ma speriamo di avere davvero il testo definitivo. E quindi io vi do l'appuntamento sicuramente a lunedì prossimo alle 9, sempre in diretta, e ripercorreremo questi passaggi anche attraverso i vostri interventi di stasera e ai nuovi interventi che si porranno nel corso della serata di lunedì prossimo. Saluto Ilaria e Rino e vi auguro la mia buonanotte. Buonanotte a tutti.
I diritti in diretta, in collaborazione con CGL, Inca, Teorema, Assicope Emilia Nord, agente generale di Unipol Sai Assicurazioni.